Quindi nel 2019, se non ricordo male, per relazione personale, appunto, conosco da tanti anni Alberto e comincio a parlare con lui delle nostre esigenze e lui mi presenta appunto questa soluzione che è HubSpot e raccontandomi un po' che cosa si poteva fare, capisco che c'è un match con le nostre esigenze. E la cosa che mi era piaciuta era il collegamento con la parte commerciale, perché noi appunto avevamo questa esigenza di creare un filo conduttore tra quello che facevamo con il marketing e quello che facevamo appunto con le vendite. E c'era però un tema che HubSpot ti offre un sacco di possibilità, ma il problema era creare delle informazioni che fossero il più specifiche possibili per il nostro business. Quindi abbiamo cominciato a creare dei campi noi personalizzati, visto che si era data questa possibilità, in modo da profilare il contatto e conseguentemente l'azienda rispetto alle caratteristiche specifiche del nostro business, no? Grazie a questo potevamo incasellare ogni contatto che ricevevamo secondo appunto dei parametri specifici e per noi molto, molto importanti perché fornivano informazioni fondamentali. L'altra cosa che ci è servita, un collegamento importante con le vendite, è che abbiamo deciso tutti insieme, cioè tutti quelli che si occupavano di attività commerciale, di cominciare a versare su un unico punto tutte le opportunità, e quindi registrare su un unico punto tutte le opportunità che ciascuno di noi aveva. Perché questo ci ha consentito di capire quante cose e quante opportunità stavano venendo avanti e avevo anche un diretto collegamento con la parte di pianificazione dei carichi di lavoro, no? Quindi delle risorse dei nostri consulenti, perché ci aspettavamo in un momento, non so, 10 opportunità, se anche solo la metà si trasformava in un progetto concreto, avrebbe avuto un impatto significativo sul tempo dei nostri consulenti. E quindi abbiamo cominciato a costruire, grazie a un'opportunità, una funzionalità che offre HubSpot, appunto una pipeline, e che era condivisa, visibile da tutti, e la teniamo monitorata tutt'oggi nel tempo. Fatte pr queste prime due cose, naturalmente abbiamo cominciato a costruire, grazie alla BI integrata con HubSpot, una serie di primi indicatori, partendo sempre da una visione d'insieme, poi scendendo sempre più nel dettaglio, grazie alle funzionalità che ci venivano concesse, proprio per di nuovo misurare l'efficacia sia delle azioni di marketing, ma anche per tenere sotto controllo il processo di vendita. Oggi abbiamo questa dashboard di indicatori che viene utilizzata negli incontri che facciamo periodicamente con la parte commerciale e ci aiuta tantissimo anche nell'indirizzare gli investimenti su determinati canali di vendita piuttosto che su altri punti specifici. Ecco, la cosa importante è che cosa ne facciamo di questi dati? Come in grande sintesi, vediamo quali sono appunto i canali di vendita più efficaci, per noi è importantissimo. Tenete conto che comunque dietro i canali di vendita, al di là del web, in tutti gli altri ci sono persone con cui noi ci relazioniamo. Quindi è importante capire anche se tutte le relazioni che noi abbiamo stanno portando o meno dei risultati, perché questo ci fa indirizzare gli investimenti e i budget che noi destiniamo a queste attività. Per noi è molto importante sapere chi ci segue, quindi le persone con cui noi vorremmo parlare perché vogliamo puntare sui decisori, no? Rispetto alle proposte che noi facciamo ai nostri prospect. E l'altra cosa importante è anche conoscere molto bene le dimensioni delle aziende, anche in maniera aggregata. Ad esempio, noi ci stiamo spostando su un target di aziende un po' più alto perché per la struttura che stiamo diventando abbiamo bisogno di aziende che abbiano più capacità di investimento rispetto magari a quelle che sono ancora piccoline e che facciamo sempre più fatica a, è sempre brutto dire di no, però ogni tanto abbiamo necessità di fare alcune scelte. Riusciamo in questo momento anche a vedere in maniera molto precisa come il processo di vendita non è più basato esclusivamente sulle nostre relazioni personali. Noi siamo
un'azienda strutturata managerialmente, quindi non abbiamo nessun interesse a avere un controllo così diretto e unico sulle attività, ma per noi è molto importante che lo sviluppo arrivi anche da altri canali di vendita. L'altra cosa che ci piace molto è il fatto che attraverso questa attività riusciamo a rimanere in contatto con delle persone con cui abbiamo lavorato in passato, che ancora devono decidere se affidarsi a noi per fare dei progetti di consulenza. Proprio l'altro giorno, sulla base degli ultimi articoli che abbiamo pubblicato, siamo stati ricontattati da un nostro caro e vecchio cliente, non ci sentivamo in effetti da 3-4 anni, per cui ha letto l'articolo, ci ha chiamato e adesso siamo ripartiti con una nuova attività. Tra l'altro devo dire che, faccio solo un piccolo inciso perché mi è venuto in mente in questo momento, il fatto di avere questi contenuti, che ormai sono tanti, lo utilizziamo un po' come se fosse il nostro catalogo, nel senso che a fronte di attività commerciali, molto spesso quando mandiamo poi un recap di uno dei primi incontri che abbiamo fatto, quando abbiamo capito bene l'esigenza del cliente, molte volte alleghiamo qualche link di articoli che abbiamo scritto in merito al problema che ci ha segnalato il cliente. Ok, no, le ultime due cose, noi comunque adesso ormai siamo strutturati per cercare di produrre continuamente contenuti che puntano a ricercare dei leader profilati secondo le nostre esigenze. E l'ultima cosa, in effetti, io faccio fatica a scindere tra attività di marketing e di vendita, che per noi è un continuo, cioè un'unica entità. Abbiamo un sistema per cui marketing e vendite si confrontano continuamente, le vendite danno delle informazioni che indirizzano l'attività di marketing e viceversa. Questa per noi, forse perché ci occupiamo di questa cosa da tanti anni, però per noi è abbastanza naturale che sia così, ecco. E vedo che funziona, cioè, in effetti riusciamo ad aiutare, sia sempre noi, non è che, però per dire funziona perché è nella nostra natura, fare in modo che le due anime convergano verso un unico obiettivo. Thank you.